Grazie dell'invito, grazie agli interventi che mi hanno preceduto, che mi danno un sacco di stimoli. Io mi sono segnato alcune cose, no, che dicevate. Una delle prime robe che mi ha colpito è questo dato, no, che vi dato rispetto all'abbassamento della soglia di vita in cui ci si ammala, no? Cioè dell'innalzamento dell'abbassamento della qualità della salute dei cittadini, che è un po' una delle grandi, cioè delle cose che accomuna poi le grandi opere, no, in questo paese, che si parli di trivellazione, di treni, di autostrade, eccetera. Beh, a Venezia, centro storico, noi abbiamo il primato di tumori alle vie respiratorie del Veneto. E forse d'Italia, perché è una delle regioni con più alte. Uno dice, cioè Venezia, se non hai le macchine, vai a piedi, cioè fai praticamente jogging anche se non vuoi ogni volta che esci di casa, e dovresti avere lo stile di vita più sano da questo punto di vista. Ecco. Una delle grandi navi che arrivano a Venezia inquina più o meno come 14.000 automobili, una. E questi chiaramente hanno il motore sempre acceso per poter alimentare, no, tutto il carrozzone del divertimento che questi si portano appresso. Inquina così tanto perché, secondo la logica che poi è comune anche a quelle delle trivellazioni, cioè che il mare è l'altra grande discarica, no, oltre all'atmosfera, il mare sostanzialmente non è di nessuno, ognuno ci può fare quello che vuole. I combustibili che usano le navi da crociera sono 3-4 mila volte più inquinanti di quello delle automobili, cioè hanno una percentuale di zolfo consentito dalla legge che si aggira attorno al 4%, 4,3%, dove quello per normative europee nelle nostre macchine, no, e nei nostri motorini che pure inquinano è dello 0,015%. Eppure inquina, no? Eppure fa male. In giro per le città ci sono le domeniche ecologiche, le domeniche senza auto, cioè almeno un giorno a settimana, domenica, si ferma il traffico. A Venezia, centro storico, il sabato e la domenica noi abbiamo 6, 7, 8 grandi navi da crociera che vengono in città, che vengono e ripartono, quindi fanno 16 passaggi da un capo all'altro della città. Uno fa un conto e ha più o meno, no, la stima di quanto veleno noi ci respiriamo tutti i giorni. Paradossalmente, Venezia non ha nemmeno una rete di rilevamento della qualità dell'aria, cioè noi non sappiamo con precisione cosa ci respiriamo, perché in tutta Venezia centro storico l'ARPAV, no, che è l'ente regionale che dovrebbe fare questa cosa, ha posto una centralina, e ha messo una centralina del traffico. Quindi una centralina predisposta per captare i livelli di polveri inquinanti di un'automobile che ha un tubo di scappamento posto a, non lo so, 70 centimetri, 50, 40 centimetri dal suolo. Le grandi navi hanno il fumaiolo a 75 metri d'altezza, cioè è più simile alle emissioni di una fabbrica che non di un'automobile, no? E citavi le dimensioni delle navi cisterna, eccetera, giusto per dare due dati, no? Quando diciamo grandi navi, cosa vuol dire? Queste navi appunto sono 65-75 metri, la casa più alta, dove del primo ghetto ebraico della storia, tra l'altro, arriva ai 16 metri, no? La casa più alta di Venezia arriva ai 16 metri, questi arrivano a 75. Sono qualcosa come 120-130 mila tonnellate di stazza e sono arrivate alla soglia di non ritorno dei 300 metri di lunghezza, quindi ben più lunghe di Piazza San Marco. Il campanile di San Marco è 100 metri, questi sono tre campanili di San Marco messi in fila. Soglia di non ritorno perché quando entrano e si devono ormeggiare hanno occupato tutto lo spazio, cioè le prossime navi che costruiranno non potranno più entrare perché o segano un pezzo della Giudecca oppure non riescono neanche più a fare la curva. Comunque, questo era anche per dire che il problema, no, dell'inquinamento di queste navi è uno di quei problemi, sempre citando, no, quello che diceva
il primo intervento rispetto all'informazione, è un problema che per esempio non è mai riuscito a uscire sui giornali nazionali. Abbiamo avuto degli sprazzi di notorietà nazionale grazie alle grandi firme, no? Regista Muccino che fa petizione, Celentano che fa la sparata, eccetera, ma sono tutto relegato a un problema estetico. E tutto sembra che la questione delle grandi navi sia un problema estetico della città, quando invece c'è appunto il problema dell'inquinamento che ci parla della nostra vita, no? Che parla di un problema ben più grave di quello estetico. C'è poi ovviamente il problema dei danni che fa alle case, no? Dei danni che fanno alle case, che fanno alle rive, ai monumenti. Una di queste navi sposta qualcosa come 135.000 metri cubi d'acqua, no? Cioè è del tutto evidente un corpo che galleggia sposta una massa d'acqua pari al volume dell'opera viva, cioè di quello che sta sotto il livello dell'acqua. E dove va quest'acqua? Va, sbatte contro i palazzi, poi ovviamente, visto che non si può creare una depressione al passaggio della nave, quest'acqua viene risucchiata in scia, questo crea un effetto di sifonamento, no? Crea un effetto di risucchio che aspira quel materiale molle che tiene insieme le pietre di Venezia, il fango, la sabbia. Noi non abbiamo una città costruita sul cemento armato, no? Le pietre di Venezia, di cui i grandi scrittori ottocenteschi hanno parlato, è retta sulla sabbia. Questo effetto di risucchio crea quei crolli, no? Che poi tutte le anime belle vengono a Venezia e dicono ma crolla tutto, ma ci sono le crepe, ma i masegni che si tolgono con le mani, eccetera. Ecco, vi fate un giro lungo il tragitto nelle grandi navi e vedete il disastro che lasciano, un disastro sulla città costruita che viene poi pagato dai cittadini, non viene pagato dagli armatori. Le compagnie armatoriali non sono altro che delle grandi multinazionali finanziarie, anche quelle col nome italianeggiante, tipo Costa Crociere, ha la sede a New York, è una multinazionale americana che non ha alcun tipo di collegamento con quelle cose. Invece MSC, Mediterranean Shipping Company, invece quella sia un'origine italiana, cioè un compaesano di Schettino che ha fondato questa cosa, che però si è trasferito velocemente in Svizzera, dove si è sposato con una bella signora che gli ha portato una banca in dote per non sbagliare. Comunque non li pagano loro, no, i danni alla città, li pagano sempre i cittadini, ed è il profitto invece, no, è tutto una questione di mantenere il profitto privato, di mantenere il profitto di queste grandi compagnie armatoriali, che poi non viene nella maniera più assoluta redistribuito alla città. C'è un'ottima inchiesta di Sergio Bologna, che diciamo è uno dei massimi esperti, no, di logistica, portualità e queste cose, che ha analizzato proprio queste compagnie da crociera. Il 50% del fatturato di queste compagnie viene dal biglietto del giro in giostra, no? E l'altro 50% è di guadagno di questi, deriva dallo shopping interno, perché queste hanno 150 negozi, 15 discoteche, 35 ristoranti, cioè hanno tutto un apparato, è tutta una giostra, come se fosse un grande centro commerciale, è un sistema pensato per tenere i soldi dei croceristi dentro, non fuori. Quando questi escono, posto che stanno a Venezia per 4 ore, 6 ore, quindi c'è anche un modello di turismo disastroso antropologicamente secondo me, però poi ognuno è libero chiaramente di divertirsi come vuole, però è tutto un sistema pensato per tenere, privatizzare i profitti, tenerli dentro, e invece distribuire sulla comunità, sulla collettività, i costi a devastazione. Ma la devastazione ambientale è ancora peggio quando la nave non incontra la città costruita, perché se uno passa e rompe un palazzo, paradossalmente il signore compaesano di Schettino, padrone dell'MSC, apre il portafoglio, tira fuori qualche milione, tanto non gli mancano, e mi aggiusta il palazzo. Ma quando incontra il fondo della, quando incontra l'ambiente lagunare, contate che la laguna di Venezia ha una profondità media inferiore al metro, cioè siamo fondali bassissimi, e invece sono stati scavati dei canali di 10-12 metri per far passare questi mostri. Quando passa quell'onda, quella massa d'acqua non incontra il palazzo, ma incontra il fondo basso della laguna, quindi crea un vero e proprio tsunami.
vi farei vedere le foto, cioè questa massa enorme d'acqua scavalla gli argini del canale scavato, fa un'onda, il meccanismo dello tsunami è uguale, cioè l'onda che arriva dal mare profondo, dal canale portuale, incontra il canale basso, si alza e fa proprio un'onda col bianco, come si chiama, cioè con la schiuma. E questa cosa ara il fondo della laguna, perché poi, no, quando la nave passa, tutta quest'acqua torna in scia, però quest'acqua ha sollevato un sacco di sedimi, un sacco di sabbia. La laguna di Venezia è fatta di acqua dolce, di acqua salata e di sabbia. Cioè la morfologia lagunare è ciò che salva Venezia. Un sacco di striscioni sono stati attaccati alle finestre delle case, forse le avete visti, no? Delle bandiere, no? Grandi navi, e anche uno striscione verde con scritto Venezia è laguna. Questa è una grandissima verità, ma una verità storica, una verità ambientale e sociale. Cioè, Venezia non può esistere senza la sua laguna. Arare il fondo della laguna, arare la morfologia, eliminare le barene, eliminare i rialzi, eliminare i naturali rilievi che ci sono dentro la laguna di Venezia e trasformarla in una laguna piatta, equivale a far entrare dal mare molta più acqua, perché la vera difesa dall'acqua alta è la morfologia della laguna, cioè l'onda di marea che arriva dal mare, voi sapete la marea da sempre, no? 6 ore cresce e 6 ore cala, 6 ore cresce e 6 ore cala, è così. Se la marea non incontra resistenze, non incontra la morfologia lagunare, entra come un fiume e a sua volta livella ancora di più la laguna. Se voi guardate una cartina della laguna di Venezia, voi vedete che la parte nord, dove non entrano le navi, no? È blu, verde, marroncina, cioè ha quegli elementi naturali, le barene, le isole, eccetera, eccetera. La laguna sud è blu, è completamente blu. È completamente diventata simile a un braccio di mare. Quindi una laguna che oppone sempre meno resistenza al mare è una laguna che consegna una città più fragile, più vulnerabile. Ed è il principale motivo del problema dell'acqua alta nella nostra città. Certo, c'è l'innalzamento del mare, certo, c'è l'iceberg. No. Posso dare una precisazione? Come? No. In parte è una buona notizia, in parte una cattiva. Per il momento il Mediterraneo e l'Adriatico non hanno subito ancora praticamente innalzamento. Lo stavo smentendo subito dopo, no? Cioè, perché ci hanno raccontato, cioè, perché ci hanno sempre raccontato la fiaba, no? C'è l'innalzamento, l'iceberg si scioglie tutto, come se il problema, no, di Venezia dipendesse da qualche disastro, appunto, dipendesse da qualche, no, disastro, eccetera, altrove. In verità un esercizio utile, se sapevo c'era lo schermo potevo portare la chiavetta, è vedere la piantina della laguna di Venezia, a proposito dell'accelerazione che dicevi, no, della distruzione ambientale, negli ultimi 50 anni l'abbiamo ridotta di un terzo. Cioè, nella nostra guerra all'acqua, in qualche modo, cioè, perché l'acqua a un certo punto della storia, adesso non voglio, però ha smesso di essere tessuto connettivo dell'arcipelago veneziano, è diventato un ostacolo, una rottura di coglioni, cioè sta acqua va interrata, no? va eliminata. Quindi abbiamo interrato la prima zona industriale, la seconda e la terza. Abbiamo chiuso 9.000 ettari di valli da pesca, no, per fare l'allevamento intensivo. Abbiamo costruito un aeroporto interrando un pezzo di laguna. Non potevamo costruirlo 2 chilometri più in là, no, bisognava interrare un pezzo di laguna. Abbiamo fatto la Romea commerciale che ha tagliato fuori un'altra roba. La laguna è diventata in 50 anni più piccola di un terzo. Nel frattempo, per la compatibilità economica, no, che dicevi tu, non abbiamo adeguato le navi alla laguna. Cioè, non per fare il venetista d'accatto, ma storicamente erano le navi che si dovevano adeguare alla laguna, non la laguna alle navi, no? Abbiamo scavato i canali portuali, abbiamo scavato su una laguna fonda mediamente un metro e mezzo, abbiamo scavato delle autostrade, cioè sulle tre bocche di porto, tre canali fondi 10, 12 e 9 metri. Quindi voi capite che se noi scaviamo l'aggancio tra laguna e il mare, entra molta più acqua. Se io ho
5 metri o se ne ho 12, entra più del doppio d'acqua, no? Se questo maggior volume di acqua che entra, che io ho scavato per far passare le navi, è un determinato modello, no, di gigantismo navale, di sviluppo economico, ha meno spazio quest'acqua per espandersi, perché ho ridotto la laguna di un terzo, cioè anche una scimmia ci arriva che si alza al livello dell'acqua. Cioè, è un problema tutto interno alla laguna la questione dell'acqua alta, non è una questione di altro tipo. E qua arriva la grande idea, cioè quando il mondo se ne accorge è il 1966, cioè la grande alluvione, no? Che sbreccia le difese a mare, un disastro, vento di scirocco, tiene su due maree, la città va sotto acqua, sapete tutti, tutti se lo ricordano, ecco. E là si inizia a pensare alla grande soluzione, cioè di mettere, che è una bestemmia da un punto di vista ambientale, eccetera, si pensa di mettere un tappo, dove c'è il congiungimento tra mare e laguna, si pensa di mettere un tappo, come se la laguna fosse una vasca da bagno, che io lo regolo con un rubinetto e con un tappo. Purtroppo non è così, per fortuna non è così. A proposito di nomi, a voi vi mettono Ombrina, noi ce l'hanno scelto addirittura biblico, il Mose, cioè quello che divide, no, le acque, in verità è molto meno poetico, è modulo sperimentale elettromeccanico. Si inventano questa bestialità, cioè di mettere un tappo tra il mare e la laguna, che è una roba che non ha appunto il minimo senso, sia perché continua una logica ottocentesca, no? Quindi cemento, ferro, pietra, scavo, cioè per fare... Noi, il comitato, no, Mose, abbiamo sicuramente abbiamo perso, cioè senza che ci raccontiamo fandonie, cioè quella volta lì abbiamo perso, non siamo riusciti ad innescare un meccanismo sociale di opposizione ampio. Seppure noi avevamo detto tutte le robe che adesso vengono fuori, no? Le avevamo dette da 15 anni con precisione, la faccio breve, sto rubando troppo tempo, ma la laguna è un ecosistema complesso, no? È un ecosistema estremamente complesso, cioè la laguna in natura non esiste, giusto per capirci, no? Cioè, la laguna di Venezia è la più antica del mondo, dicono, perché è stata mantenuta tale, perché la laguna è un equilibrio sempre dinamico tra forze di terra e forze di mare, cioè la laguna è uno stato di equilibrio mai fermo tra i sedimi che vengono portati dai fiumi e dalle forze, diciamo così, di terraferma e dall'azione erosiva dal mare. La lasci là una laguna senza far niente e o diventa una palude e poi terraferma o diventa un braccio di mare, punto. La forza, cioè Venezia, è quello che è ed è stata mantenuta tale perché l'azione di governo che ha avuto quella città per dei secoli, ripeto, non sto facendo il venetista dell'ultima ora, però è paradigmatico da questo punto di vista qua, no? Perché è stata una continuazione per mantenere un equilibrio che se no in natura non si darebbe, no? Contrastando queste due forze, quindi ci si difende dal mare, sono stati costruiti murazzi, no? Cioè ci si difende dal mare, per dirne una, i murazzi sono stati costruiti alla fine della Serenissima, l'ultima manutenzione l'hanno fatta gli austriaci, poi è arrivato il Regno d'Italia, cosa sono sti murazzi, chi se ne frega, se ne sono accorti nel 66 quando il mare li ha rotti, che era una roba intelligente da fare. E sono state difese dall'acqua. Porre un tappo in questa maniera significa banalmente consegnare, cioè uccidere definitivamente la laguna, anche perché la laguna, appunto perché deriva anche da forze di terra, noi abbiamo 100 comuni che scaricano in laguna, 100, cioè della gronda lagunare, cioè il confine della laguna, tutti comuni che purtroppo non hanno ancora tutti adottato l'agricoltura biologica, no, il rifiuto zero, eccetera, quindi la laguna viene, cioè si scarica, 100 comuni scaricano i loro liquami nella nostra laguna. Se noi interrompiamo il ricambio di acqua con il mare, cioè segna la differenza tra la laguna e una fogna velenosa, cioè ti consegna la morte. In più, in caso di alluvione tipo quella del 66, cioè è andata sotto anche Firenze nel 66, questo non mi pare che Firenze sia sul mare, no?
anche Trento, che non mi risulta essere una località costiera, perché è stata un'alluvione che ha visto straripare i fiumi, ha visto montagne manomesse non opporre resistenza ai torrenti, no, agli argini non mantenuti, eccetera. Se noi avessimo avuto il tappo sarebbe stato ancora peggio, nel senso che no, anche le ultime alluvioni, quelle di Vicenza, di Padova, che è finita sotto acqua metà entroterra Veneto, noi non ci siamo messi neanche gli stivali, perché l'acqua arrivava dall'entroterra e fuoriusciva in mare. Se noi avessimo messo un tappo lì davanti, avremmo fatto la fine dei proverbiali sorci. Allora uno dice, perché uno fa sta roba qui, no? E qui entra anche un problema di democrazia. Perché uno fa un'opera di questo tipo, che il mondo scientifico è contrario, non c'è un progetto operativo, eccetera? Perché noi abbiamo un'anomalia, no, veneziana, ben prima dello sblocco Italia. Una legge del 1984, bipartisan, io non so, farei una ricerca, ma non so quante leggi siano state votate al Parlamento italiano dal 100% dei deputati, che istituisce il Consorzio Venezia Nuova. Cioè noi abbiamo un monopolio dal 1984, che forse anche in Trentino è giunta la notizia di qualche arresto fatto un anno fa. Il Consorzio Venezia Nuova, che però tuttora esiste e tuttora ha il monopolio, per quanto riguarda la salvaguardia della laguna, ha il monopolio dello studio, della progettazione e della realizzazione delle opere di salvaguardia. Cioè, adesso io non sono certo un fan del libero mercato, però se devo pitturare casa mia, chiederò a due artigiani, ma quanto mi prendi? 100 euro? Quanto me ne prendi? 1000? E beh, scelgo. No, a Venezia questa libertà non c'è data. Neanche, credo, una Bulgaria sovietica, un pool di imprese, fatalità tutte private, perché parliamo a Mantovani, dell'Impregilo, della Condotte, cioè di tutte quelle che poi vediamo all'opera, nel Mose, né a TAV, cioè il solito pool di imprese italiane che fa il bello e il cattivo tempo, che ha il monopolio dello studio, della progettazione e della realizzazione, però quei soldi pubblici, però sono i soldi della legge speciale per Venezia, che vengono dati a questo pool di imprese private per salvare Venezia dalle acque alte. Con questo nome biblico, con la propaganda della salvezza, no, di Venezia, bene dell'umanità, dalle cose, questi per 30 anni hanno portato via soldi alla città, ovvero hanno portato via soldi per i contributi agli affitti, per gli asili, per i servizi, per il welfare, cioè hanno portato via quei soldi che la prima legge speciale per Venezia riconosceva a Venezia per un miglioramento della qualità della vita dei cittadini, e li hanno presi per fare la grande opera. Cosa facciamo? Cioè, cosa facciamo alle bocche di porto per salvare Venezia dall'acqua alta? Secondo voi, in questa situazione di monopolio assoluto, scelgono di fare la cosa più veloce, più economica e magari che funziona, o più lunga, più costosa? Tanto avevano un rubinetto costante dato dallo Stato, un flusso costante e non messo mai in discussione da nessuno, e infatti in 30 anni si sono comprati tutti. Si sono comprati da Galan, presidente della Regione Veneto, che aveva un milioncino l'anno per farsi le valutazioni di impatto ambientale, si sono comprati i magistrati alle acque, no? Sia a Piva che a Cuccioletta. Noi ci siamo presi 8 mesi di condanna definitiva per aver occupato l'ufficio della Maria Grazia Piva, presidente del magistrato alle acque, ente statale che avrebbe dovuto fare i controlli, che poi, no, noi lo dicevamo 10 anni fa, e ci siamo presi 8 mesi di condanna definitiva per avergli occupato l'ufficio, adesso l'hanno arrestata, no? Però a noi non ci hanno chiesto scusa, che avevamo ragione. Si sono comprati completamente 2 università, hanno usato quei soldi per comprarsi il consenso, letteralmente. C'era un periodo, guardate, che a Venezia tu scrivevi un libro, il Consorzio di Venezia Nuova lo pubblicava. Sei un artista che fa i quadri con le matite, non sai dove farlo, il Consorzio di Venezia Nuova ti sponsorizzava la mostra. Cioè si sono comprati per 30 anni tutti. E adesso questa è la situazione che abbiamo davanti. Il nesso tra le due cose, no? E la cosa che mi faceva pensare rispetto alla compatibilità ambientale, uno dice, ma il Mose, no? Chi l'ha scelto? Cioè, il Mose non è stata una scelta del mondo scientifico, è stata una scelta politica,
scritta da una legge, no, che sono, tra l'altro, ancora prima dell'84, sono già gli indirizzi del 75 della prima legge speciale che danno la soluzione politica, che indicano la soluzione politica, ovvero barriere mobili alle bocche di porto, tali, e cito testualmente gli indirizzi del 75, tali da non turbare l'attività portuale, cioè il turbatissimo equilibrio della laguna, chi se ne frega, ma la soluzione, no, a un degrado ambientale che ha determinato l'alluvione del 66 era una soluzione tale da non turbare l'attività portuale. Allora il MOSE, queste robe 78 di questi cassoni, al di là del dato psichiatrico di mettere un pannello che fermi il mare, è una roba da ricovero, infatti ci sono studi, per esempio, dei francesi di Principia che dicono che non funzionerà mai, ma tanto se ne fottono, perché l'importante è non finirla l'opera, cioè continuare all'infinito, infatti sono già 5 anni in ritardo. Ma al di là del dato appunto psichiatrico, questi enormi cassoni, uno è più grande della Basilica di San Marco, ce ne sono 78, che dovrebbero fermare il mare, sono posti a meno 14 metri di profondità. Uno dice, ma perché li hai messi a meno 14 metri di profondità? Per qualche studio ingegneristico, ambientale, naturalistico? No, perché la chiglia della nave più grande che passava in quel momento era 12 metri. Visto che il Mose è rigido, ci sono 2 metri di rispetto chiglia e quindi il conto è presto fatto, il Mose si fa a meno 14 metri, punto, non c'entra niente l'equilibrio, il giro delle acque, le correnti, non c'entra le conseguenze che un'opera ha nel complesso del suo territorio, c'entra che non deve rompere i coglioni alle navi. L'unico ostacolo vero che ha avuto il Mose, perché neanche la caterva di arresti sta fermando il Mose, l'hanno commissariato per farlo andare avanti più veloce, nonostante sia chiaro che non è un'opera che ha generato la corruzione, ma che è un sistema corruttivo che ha pensato quale opera fare, cioè è questa anche l'altra anomalia. L'unico ostacolo che ha avuto il Mose è stato quello, è stato quello di un ritrovamento di 2 galee veneziane esattamente lì in bocca di porto affondate. Cazzo, sta roba, sovrintendenze, roba, ma perché ci sono 2 galee veneziane affondate in bocca di porto? Perché non sapevano andare in barca una volta, non sapevano navigare bene, facendo manovra, si sono scontrate e sono andate a fondo? No, lo facevano apposta, l'hanno fatto anche alle foci dei fiumi, perché quando si accorgevano che entrava troppa acqua, affondavano le navi apposta alle bocche di porto, su quel relitto creava un ostacolo, su quell'ostacolo si depositava la sabbia, si alzava il livello del fondale, quindi la bocca di porto diventava meno profonda ed entrava molto semplicemente meno acqua in laguna. La soluzione sarebbe di una banalità spiazzante, cioè ci sono un sacco di studi che dimostrano il fatto che alzando in maniera differenziale le 3 bocche di porto tu abbatti tutte le acque alte di un tot di centimetri, non è che ne intervieni su 3, quelle superiori 110 centimetri, con uno spreco di energia pazzesco il Mose, tutta l'energia di Venezia non basta a far funzionare il Mose, gli devono costruire sull'isola artificiale una centrale elettrica apposta solo per lui, perché tutta l'energia della città non basta a far alzare questi robi, quindi sarebbe di una banalità sconcertante. Io sono andato troppo, ho parlato troppo, dico semplicemente una cosa, i comitati da noi che si sono uniti, no, la questione delle navi e la questione del Mose, perché sono intimamente legati, perché appunto parlano della compatibilità economica di uno stesso modello di sviluppo ormai sempre più insensato e insostenibile, quindi attaccare l'uno non può che prevedere l'attacco anche dell'altro e tornare indietro anche dall'altro. L'assemblea di questo pomeriggio parlerà di Sblocca Italia e di un terreno davvero ricompositivo di tanti comitati che si può dare a livello nazionale. Come Renato, dico anche noi facciamo molta difficoltà a sposare questa nostra battaglia territoriale e locale a un discorso più generale sul clima, no? È un discorso. Io su questo farei anche un appello, perché appunto personaggi del mondo scientifico, no? del tuo calibro possano dare una mano appunto anche ai comitati territoriali di lotta per riuscire a costruire assieme un discorso che ci porti tutti un passo più avanti verso
verso un obiettivo globale sempre più importante per tutti.